grande basilica di Santa Croce è l'emblema, la roccaforte della presenza francescana a Firenze, dove molto più dominante è la presenza domenicana. Basta pensare alla basilica di Santa Maria Novella, basta pensare al convento di San Marco. Questa grande chiesa, illustrissima dal punto di vista architettonico, storico, artistico, è diventata nel tempo il Pantheon degli italiani, il luogo in cui sono raccolti gli italiani che hanno più di altri illustrato il nostro paese nella sua letteratura, la ricerca scientifica, la musica, la poesia. Cito alcuni: Michelangelo Buonarroti, Galileo Galilei, Vittorio Alfieri, Ugo Foscolo, Gioacchino Rossini, già ricordato, e tantissimi altri. Quindi essere sepolti a Santa Croce era un'ambizione che forse superava le speranze di chi comunque nell'umiltà della propria attività quotidiana stava facendo qualcosa che sarebbe diventato o era già subito illustre. Luigi Lanzi rientra fra questi. Mi piace ricordare, come pochi anni dopo la morte di Luigi Lanzi, un grande suo ammiratore francese, Henri Bell, molto più noto come Stendhal, che scrisse una storia pittorica attingendo molto alla storia pittorica di Lanzi. In una mattina di gennaio del 1817, Stendhal visita Santa Croce. Ne esce turbato da una sensazione, da un'emozione che non sa spiegarsi, o meglio la riconduce molto nitidamente a uno stordimento per eccesso di bellezza, l'effetto che gli fa Firenze, che gli ha fatto in quel preciso momento Santa Croce. Ed è talmente celebre questo passaggio nelle note italiane di Stendhal che si è creata su di lui una teoria psichiatrica e psicanalitica nota come sindrome di Stendhal, fortunata teoria scientifica degli anni Ottanta, che riconduce appunto all'eccesso di bellezza un senso di stordimento, quasi di svenimento, che può colpire anime molto sensibili. Anche questo è la Basilica di Santa Croce.